Salve a tutti, sono Lolpova e volevo farvi vedere un po' come gioco NL5, dato che questo mese sta andando malino, quindi volevo, se qualcuno ha la pazienza, la disponibilità davvero, cercare di capire un po' quali sono i leak più gravi dai quali sono affetto, perché di sicuro ce ne saranno tanti. Allora, iniziamo un po' di zoomettino e vediamo che cosa succede. Allora, boom, asso 7 si folda da MP. Iniziamo già due mani buone dal grande buio. Qui si folda, qui si folda. Asso donna, direi che da BB è una 3-bet sicura. Mi spiace, bro. Faccio per 3 più un grande buio perché sono fuori posizione. Cioè, post-flop dovrò giocare fuori posizione. 2-3 si folda. Mi chiama, ecco. Allora, non avendo info su Oppo, qui chiamo in set mine, anche se sembra un giocatore un po' aggressivo. E posso provare a tribettare. A cibettare. Tante fold to cibette nei tribettati. Ecco, qui adesso trovo l'asso e il nut flush draw, quindi continuo a barellarlo. Magari stavolta un po' più grande. Speriamo non abbia settato qualcosa. Però dovrei essere abbastanza ok. Perdo da asso K, che verosimilmente avrebbe forbettato. Perdo da tutti i flush già chiusi, da tutti i set. Qui che facciamo? Non posso che andare all'in, sono troppo committed. Speriamo non abbia un K. 3-3-5-5, anche se dubito, e chiami una 3-bet. Una mano me 3-3-5-5. Non credo mi stia slow rollando. Vediamo un po', vediamo un po'. Che cosa abbia. Qui ci betto perché ho il flush draw ed overpair. Non so cosa possa avere. Donna donna? Che abbia donna donna? Mo' K donna, un K non glielo faccio in mano. Oh, qui abbiamo chiuso il flush, incredibile. Qui in questo spot come si, quanto si deve puntare? Piccolo o grande? Tanto teniamo un fold sopra, niente male. Io punterei abbastanza. Peccato, ho foldato. Non ho preso abbastanza. Forse dovevo checkare. Sicuramente non aveva full, quindi forse la cosa migliore era davvero checkare. Qui non ho cibettato. Forse è stato un errore. Adesso devo soltanto foldare. Ho un giocatore con una bassissima flop aggression. Quindi mi aspetto che abbia qualcosa. Qui si folda tranquillamente. Non abbiamo settato in questo piatto. Siamo contro un giocatore che gioca dal cellulare, quindi verosimilmente un fish. E puntare con niente contro i fish solitamente è un errore. Non contro tutti, perché alcuni foldano anche spesso. Amico, non ti posso chiamare, mi spiace, non stavolta. Standard, tutto standard. Apro le coppiette da qualsiasi posizione, verosimilmente, perché quando setti riesci solitamente a estrarre molto valore ai micro. Ecco, qui con una mano come 8-6. Qui proviamo a cibettare. Anche se tutte queste carte hitano il suo range, c'è pure un flush draw. E qui non so se tribettare con una mano così, perché ha un altissimo fold, però è corto. È cortino, no, foldiamo. Qui abbiamo preso top pair, non una grande top pair. Proviamo a cibettare perché fold al 100% alle si bet, anche se sono soltanto 94 mani. Qui abbiamo un fish che apre da bottone, foldiamo con una mano così marginale. Ecco, questo è interessante. Questo è interessante. Dubito che stia rappresentando Jack Jack. Cioè, dubito che abbia effettivamente Jack Jack. Può avere asso 10, K10, può averli, no? Un 10 migliore, un 10 veramente scarso, senza kicker. Può aver settato 6-6 e 4-4. Può avere anche fare così anche con 9-9, credo, in realtà. 9-9 lo crashiamo, però è l'unica mano davvero che vedo che crashiamo qui, quindi corretto foldare, credo, credo. Ripeto, sono davvero un nabbo, sono uno scarso, riesco a perdere ai micro. E insomma, lasciamo perdere. Per ora action standard, almeno credo. Dovrei imparare a variare le sides. Ad esempio, da bottone aprire per 3
contro avversari che foldano tranquillamente, anche un'apertura per due, penso che sia un po' come regalare al caso un grande buio ogni volta. E vedo che molti coach lo fanno. Qui è una mano molto marginale, però questi giocatori foldano il 64% e l'88% allo steal, quindi provo ad aprire, ho soltanto paura di lui che ha foldato di già, quindi asso 6, ecco. Questo giocatore tribetta moltissimo. Tribetta moltissimo, non voglio giocare a sto K fuori posizione e quindi forbetto 70, 1,90, dai. Folda alle forbetto l'85% delle volte, quindi. Beh, asso K è una mano che uno può voler anche giocare post flop, quindi non so quanto sia corretto forbettare, ma insomma, ero fuori posizione contro un altro avversario che poteva chiamare, me ne sarei trovato contro due avversari e avrei legato soltanto coppe probabilmente. Ho preso la via semplice, non volevo fare niente di tricky. Ai micro, spesso facendo cose tricky ci si va a perdere soldi, ecco, lasciamo perdere. Che cosa succede facendo cose tricky ai micro? Bene, sembra che stia andando abbastanza ok questa sessione. Molte poche mani, ma per ora stiamo vincendo, il che, data la tendenza di questo ultimo periodo, è qualcosa di incredibile, ragazzi, davvero incredibile. Ho perso 100 euro, quindi 25 stack in 2 giorni. Questo giocatore tribetta soltanto il 6% delle volte, e quindi devo foldare. Scusate, tribetta il 4% delle volte. Ecco. Questo è uno spot dove sono tentato dal call con una mano speculativa come asso 6. Questo è un nitty, come vedete, 12-10, è un nitty molto nitty, però ho le odds per chiamare, penso. E del resto adesso, per ammettere che non ho un cazzo e foldo. Scusate la parolaccia. Questo fish tribetta ed ha un grande stack, quindi penso che anche qui sia profittevole chiamare, anche se ho un po' paura di questo regular, che potrebbe fare uno squeezone, una forbet. Questo è un problema. Però farla io, fare io lui mi chiama di sicuro e non sono indietro probabilmente. Dai, proviamo a fare così. 80. Probabilmente mi rilancia all'in, o sì, fa una delle sue fisciate. Qui squeezo. 65, 70. Ha ceccato, non folda mai le c-bet come tutti i fish, anche se la mano migliore non posso saperlo. Un K hitta il suo range, ma qual è il suo range davvero, no? È un fish. Vabbè, check 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 check, avrà un jack, che cosa c'ha? Ecco qui, mi sembra ho preso top pair, non posso che c-bettare, però non sono contentissimo di questo call. 80 centesimi, vabbè, 9-10 check non scala ovviamente, è un fold. Proviamo a ceccare. Mi sento battuto in questa mano, anche se ho top pair, è facile che abbia asso donna. E infatti va all in, ha soltanto il 25% di turn aggression, anche se sono pochissime mani, qui intanto ho preso top pair, c-bet. Mi sento davvero battuto. 10 mi batte, KK donna donna non mi battono però. Però ci sono un sacco di assi con cui può aver chiamato. Tribetto. Qua. Molti coach staranno dicendo sei veramente un rimasto, folda subito, è una snap fold questa e allora io che faccio? Foldo, non posso mica fare altro. Foldiamo. Peccato, peccato. Ho investito tanto in quel piatto. Ah, è proprio sbagliato. Ho seguito una linea davvero un po' sbagliata. Forse era meglio cercare flop. Perché l'asso ce l'aveva comunque, no? Non dovevo exploit, cioè, no, non dovevo rappresentarlo io. Forse era meglio seguire una linea più passiva in check call. Che ne dite? Boh, non lo so. Questo giocatore folda l'85% delle volte agli steal, quindi ci proviamo. E così è. Dovrei postarla sul forum. Perché non so, era corto. Avevo doppia coppia, check kicker. Pff, quante cose c'erano nel suo range, però. Che mi battevano. Asso donna, asso K.
Asso 10, K10, un giocatore loose aggressive, K10 lo può voler giocare in posizione, no? Un flash draw, c'era un flash draw, ma io non perdevo dal flash draw. Ah, questa 3-bet ha davvero poco senso. Io ti chiamo amico in posizione con asso 9, sì, decisamente. E ho anche preso la scala, la scala bilaterale. Amico, mi spiace, qui non ci rinuncio. Vedo anche che giochi dal cellulare. 50, è una puntata forte. Sta rappresentando un overpair. Sta rappresentando un overpair. Non ho davvero le odds per chiamare, perché dovrei vincere una volta su due. Uff, dai, chiamiamo. Perché l'ho fatto? Perché l'ho fatto? Non avevo le odds per farlo. Perché l'ho fatto? Perché? Cioè, no. Che giocata brutta. Che giocata brutta. Qui penso sia un fold. Questo giocatore non è mai andato lì in preflop su 2500 money. Forbetta l'1,9% delle volte. Con donna donna. Non farebbe mai questa mossa con asso donna o con jack jack. Quindi è un fold. Sta rappresentando asso asso KK. Asso K con cui me la giocherei benino. Ma è meglio non rischiare. Alla fine sono due mani su tre che mi battono. Qui collo. Qui foldo, non ho settato neanche stavolta. Pazienza, pazienza, arriverà il mio momento. Si setta una volta su 8 purtroppo. Per questo invidio i giocatori di Yamaha quando si trovano delle belle mani con due coppie, settano spesso. Qui apriamo. Come si chiama questa mossa? Betto, betto perché ha una mano speculativa che può giocare bene post flop. Non ce la fa a giocare post flop. Non si capisce perché abbia limpato da small blind. Allora, ma del resto non ci interessa educare questo tipo di persone a stilarci il grande buio. Ragazzi, sto facendo un video un po' lungo, vero? 7-6 lo 3-bet. Sì, decisamente. Questo no, perché questo giocatore apre e rilancia soltanto il 6% delle mani, quindi lui non folda le 3-bet, quindi non sto ad aggredirlo più di tanto. Qui abbiamo questo giocatore che ci chiamerà. E quindi forse non è la migliore idea giocarsi questo spot. È una mano 3-bet al 25% delle volte, ragazzi. Com'è? Contro i fish si deve giocare top range, no? Così la regola. 7-6 non è top range. È una mano speculativa con cui uno spera di fare scalo a colore. E io non posso chiamare qui. Anche se avrei giocato in posizione, forse avrei dovuto chiamare. Qualche coach avrebbe chiamato, ma io sono scarso, ragazzi, non so giocare. Ho vincicchiato. Vincicchio qualcosa di solito. Qui ho le odds per chiamarti, scusa. Vincicchio qualcosa di solito, ma non ultimamente. Questo mese sono in perdita di una cinquantina di euro, quindi 10 stack. Ho swingato davvero i massimi e sono sotto EV in maniera disarmante. Però, that's poker, che ci volete fare? Lui 3-betta contro di me il 9% delle volte. Infatti l'ho segnato come un reg che fa gli adjustment. Con 6-2 non posso inventarmi niente. Lui ci ha chiamati, folda le 10-bet, come vedete il 63% delle volte. Questo è un board difficile da hittare se non per il fatto che c'è questo colore, con asso 3, asso 2 non è messo così male, dubito che abbia 6-7 o cose simili, se no non lo so, 43% di flop aggression avrebbe bettato, io provo a puntare, del resto K carta alta non è così raramente la mano migliore, è folda, quindi nessun problema. Come sta andando questa sessione? Sta andando male, vabbè, pazienza. Così poche mani, non si può dire. Vedi, questo giocatore io lo 3-bet infinito perché folda l'84% delle volte le 3-bet. E dietro abbiamo soltanto dei regular che quindi aprono con mani decenti. Vero sì. Oh, com'era shortino questo regular? È un regular fish questo, non me ne ero accorto. Che senso ha giocare con 80 centesimi all'NL5? Oh, che non è un regular. Raga. O è un regular nabbo? Dov'è? Dov'è? È lui, Columbus, 21-12.
21-12, amico, sei un weak reg, quindi sorry. Eccolo di nuovo. Gioca quasi, cioè, ha il logo ABC come tutti i regular. A parte qualcuno che è segnato tight aggressive. Ma ha delle stats veramente buffe. Oh, i Cowboys, li apro volentieri. Avrei dovuto fare 10, però. Qui c'è cioè, limp tribetta. Ci rendiamo conto che mosse fanno questi. Limp tribetta, 15 centesimi su un piatto da 62, gioco in posizione, non posso che chiamarli. Allora. Boh, qui non abbiamo nulla, abbiamo K carta alta. Tutte le coppie con cui si diverte a limp tribettarci ci battono, qui abbiamo una scala bilatera, quindi puntiamo. Donna 10, fold, dai. Tienta di sti soldi, va. 3, 4, 5, 6, 7. I miei conti suggeriscono che abbiamo chiuso la scala. Come voglio bettarla? Non temo niente, ammesso che. No, non temo niente. Ho il Nuts. Ammesso 4-8 sarebbe il Nuts, ma insomma, dai, puntiamo. Se c'è 4-8. Ah, folda. Su 10 si tribetta. Da grande buio contro un suo verosimile tentativo di steal. Vedete, steal il 34% delle volte. Chiama. Questo è curioso che chiami e poi cerchi. Beh, dai, il nostro asse è buono spesso qui. Ammesso non abbia una coppia, però è difficile da rappresentare. Vai, grazie. Cioè, grazie. Meglio era se andavi all-in con 2-3 e io ti chiamavo, però. Qui non abbiamo niente, abbiamo un incastrino. Cioè, cibettare tanto per non è nel mio stile. O forse sì. Però lo faccio. Ma sì, dai, bravo, chiamo. Oh, abbiamo una coppia di due, ragazzi. Abbiamo una coppia di due. Abbiamo vinto. Cosa ci può chiamare? Con asso, qualsiasi cosa qui. Con un progetto di colore. Ce ne sono due adesso. Continua a ceccare. Boh. Ah, io give up questa mano con troppo sconosciuto. Ammesso non esca un altro 2 non punto. Oh, attenzione. Attenzione, abbiamo doppia coppia. Però un board così drawy ha ceccato. Quindi non penso che abbia scala. Non penso che abbia. Lui continua a collarci, continua a non foldare ai nostri tentativi di steal. Ora gli do un po' d'attenzione. Dai, proviamo a punticchiare con la nostra doppia coppia. Dubito che abbia scala, forse ha un K, forse è una donna perché gioca così deboluccio. Dai, ci bettiamo, vai. Vediamo un po' perché continua a chiamarci i nostri tentativi di steal. Però vedi, è un weak reg. Gioca un po' fishy, non folda tanto. Che cosa aveva? Vediamo un po' che cosa aveva l'amico. 10-8. Oh, 10-8 non te lo facevo affatto. Sono proprio scarso a leggere o era difficile questa? Non lo so, non lo so. Allora. Dunque. Bene, amici, mi sa che chiudo questo video perché sto prediando troppo. Vi ringrazio per l'attenzione e spero che i giocatori di NL2, ad esempio, possano trovare giovamento da questa guida, da questo video, perché comunque ho fatto una sessioncina con un po' di profit. Mi pare di essere un giocatore che gioca in un modo in cui tutti sostanzialmente possono giocare, perché davvero io non ho nessuna dote speciale. Sono un ragazzo qualunque che gioca male, oltretutto, quindi non so, però questo può essere un approccio utile se qualche giocatore di NL2 vuole vedere un po' com'è il field, come si gioca e tutto. E se qualcuno invece di più esperto ha la pazienza di darmi dei consigli, davvero io vi sono estremamente grato perché sono uno che ne ha molto bisogno. Grazie mille per l'attenzione e grande Poker Strategy. Ciao a tutti ragazzi.